Amici e amiche carissime, bentornati. Nuova puntata del ciclo di catechesi La Madonna e gli scritti di Maria Valtorta. Questa è la puntata numero 30. Avverto subito che non è trasmessa in diretta a YouTube per problemi di connessione. Ultimamente YouTube pare che regga poco la banda in upload e quindi in attesa che non si risolva, insomma, questo problema. È meglio evitare di mandare le dirette perché vanno molto molto male. Insomma, al termine della diretta ci mancano sempre almeno una decina di minuti che non sono stati visualizzati a causa degli sbalzi di connessione. Quindi mi si perdoni, insomma, questa notazione tecnica. Poi vedremo un pochino come fare. Questa puntata cade in un giorno, penso che insomma sia una di quelle giornate che ce la ricorderemo per tutta la vita, sicuramente, insomma. Penso che tutti sappiamo, a parte quello che stiamo vivendo, scusate, ma anche gli eventi molto molto toccanti che abbiamo, credo, tutti quanti assistito, abbiamo visto e che non si erano mai visti, insomma. Vedere un pontefice pregare in una piazza San Pietro vuota, insomma, pronunciare delle parole abbastanza commoventi, molto forti, insomma, e molto toccanti, molto sentite, in questa maniera, diciamo, ecco, assolutamente inedita per causa di forza maggiore, è certamente un'esperienza toccante, una di quelle giornate che saranno ricordate. Credo, io me la ricorderò sicuramente finché campo, insomma. Quindi, la viviamo, prendendola dalla Divina Volontà, la offriamo al Signore e che la concludiamo questa sera volgendo adesso uno sguardo di fede su questi splendidi scritti. E la volta scorsa abbiamo terminato, se ricordiamo chi ha seguito, la lettura della Passione di Gesù, proprio terminata con la morte di Gesù e con il grido di Maria desolata, non ho più figlio, e con San Giovanni che le diceva: tu moristi nel cuore vedendo il suo supplizio, atroce la sua morte, hai già tutto patito per essere redentrice con lui. E oggi cominceremo invece a vedere, come dire, una lettura fatta da questi scritti, ecco, con le parole soprattutto di Gesù, di che cosa è stata l'opera della redenzione esattamente, e in che senso e in che modo e perché Maria vi è stata in questa forma così estrema, come abbiamo appunto visto in questi giorni, coinvolta. Cominciamo quindi questa lettura che ci porterà, ecco, dentro il cuore di questo tema. Per chi ha la versione digitale, siamo a pagina 219, si apre una nuova sezione intitolata Modalità dell'Associazione di Maria a Cristo. Io mi scuso con gli spettatori sia della diretta che della differita, che ho questa piccola crocetta, insomma, in confronto ai problemi seri di molte persone, che questa allergia fastidiosissima che la sera ha delle forme di recrudescenza particolari. Sono molto mortificato, ma mi dispiace creare questo disturbo, però purtroppo non ho ancora trovato un modo per potervi in qualche modo far fronte, nonostante, insomma, i supporti farmacologici che assumo. Bene, modalità dell'associazione di Maria a Cristo. Esposta l'intima e indissolubile associazione di Maria alla persona di Cristo e a tutta l'opera della redenzione del genere umano, negli scritti valtortiani viene anche indicata la modalità di una tale associazione, ossia come Eva fu unita ad Adamo nella prevaricazione, così Maria, quale nuova Eva, fu unita a Cristo, nuovo Adamo, nella redenzione del genere umano. Ora, questa dottrina, che qui il Roschini ha introdotto e che adesso poi sentiremo proprio essere spiegata nel dettaglio da Gesù, è una delle dottrine più antiche nella storia della Chiesa. Cioè la coppia Eva-Maria, Adamo-Nuovo Adamo,
fin dai tempi dei padri della Chiesa più antichi. Sant'Ireneo ha ampiamente sviluppato, insomma, questa tematica, quindi siamo proprio assolutamente proprio dentro il cuore della sana dottrina cattolica, quindi siamo sempre molto molto sereni come sempre. Quindi questo accade in tutte le cosiddette rivelazioni private, quindi non viene detto qualcosa di nuovo. Ma qui Gesù, come dire, dettaglia questa cosa, dice perché, in che senso, come, cosa aveva fatto Eva, cosa doveva fare Maria, cosa ha fatto Adamo, cosa ho fatto io, quindi esplicita, spiega, approfondisce, no? È il cosiddetto principio di rivincita, per cui la redenzione è il rovescio della prevaricazione, la rivincita di Dio. Anche questo principio di rivincita è dottrina antichissima. San Leone Magno è stato uno dei più grandi e convinti, diciamo, assertori di questo tra i grandi padri della Chiesa. Tra l'altro, San Leone Magno è uno dei padri, appunto, è uno dei papi chiamati Magno, non sono tanti, insomma, perché è stato praticamente l'autore, anche se c'è stato un concilio, ma di fatto il concilio ha preso i suoi scritti e li ha sottoscritti, cioè il concilio di Calcedonia nel 451, un concilio importantissimo che ha definito la doppia natura di Cristo, insomma, quindi è un San Leone Magno è stato un campione, insomma, di veramente magnifica dottrina cattolica, no? E il principio di rivincita, ecco, quindi la redenzione è il rovescio della prevaricazione. Questo è un principio che dobbiamo metterci bene in testa, perché così capiamo anche la famosa giustizia di Dio, che è sempre termine che noi non ci piace, ma non ci può non piacere, insomma, perché la giustizia in Dio è, come tutti i suoi attributi, è una sola cosa con la sua essenza, neanche si distingue, come dire, dall'amore e dalla misericordia, perché l'essenza di Dio è assolutamente semplice, ma c'è. Quindi i disastri fatti e i guai combinati col peccato originale dovevano essere andati a essere riparati e rovesciati uno per uno dal peccato originale e da tutti i peccati attuali, perché potesse scendere la misericordia, altrimenti la misericordia non sarebbe scesa. Questo lo dobbiamo tenere ben presente. Allora, io, dice il Signore a colei che è senza errore, prenderò con te la rivincita su Satana. Senza errore è parola di Dio detta alla Madonna. Io, dice il Signore, prenderò con te la rivincita su Satana. Questo nei primissimi passi dell'Evangelo, in occasione della nascita di Maria. Dice Gesù: la coppia Gesù-Maria è l'antitesi della coppia Adamo-Eva. È quella destinata ad annullare tutto l'operato di Adamo ed Eva e riportare l'umanità al punto in cui era quando fu creata, attenzione, ricca di grazia e di tutti i doni ad essa largiti dal Creatore. L'umanità ha subito una rigenerazione totale per l'opera della coppia Gesù-Maria, i quali sono così divenuti i nuovi capostipiti dell'umanità. Tutto il tempo precedente è annullato. Il tempo e la storia dell'uomo si conta da questo momento in cui la nuova Eva, per un capovolgimento di creazione, trae dal suo seno inviolato, per opera del Signore Dio, il nuovo Adamo. Questo è tanto vero che non lo sappiamo, no? Noi contiamo il tempo dalla nascita di Cristo, no? Qui Gesù ha appena detto: il tempo e la storia dell'uomo si conta da questo momento, appunto, in cui la nuova Eva, per un capovolgimento, concepisce, dice, trae dal suo seno inviolato per opera del Signore Dio il nuovo Adamo. E noi, di fatto, diciamo che siamo nel 2020 dalla nascita di Cristo, tra l'altro, no? Quindi questa asserzione, diciamo così, bella di nostro Signore, diciamo trionfalistica, ecco, che ci dà anche la grande speranza, che al tempo stesso una certezza, che le opere di Satana sono già state rovesciate dalla coppia Gesù e Maria, è, come dire, corroborata dal fatto che il calendario adesso
è strutturato e si contano i giorni dalla nascita di Cristo. Ma per annullare le opere dei due primi, adesso attenzione, causa di mortale infermità, di perpetua mutilazione, di impoverimento, di più, di indigenza spirituale, perché dopo il peccato Adamo ed Eva si trovarono spogliati di tutto quanto aveva loro donato con ricchezza infinita il Padre Santo. Hanno dovuto questi due secondi operare in tutto e per tutto in maniera opposta al modo di operare dei due primi. Perciò spingere l'ubbidienza sino alla perfezione che si annichila e si immola nella carne, nel sentimento, nel pensiero, nella volontà, per accettare tutto quanto Dio vuole. Perciò spingere la purezza ad una castità assoluta, per cui la carne, che fu la carne per noi due puri? Un velo d'acqua sullo spirito trionfante, una carezza di vento sullo spirito re. Noi amammo come nessun altro amò. Spingemmo l'amore alle vette della perfezione per colmare col nostro oceano d'amore l'abisso scavato dal disamore dei primi, che amarono sé più di Dio, volendo avere più che lecito non fosse, per divenire superiori a Dio. Noi dovemmo unire una costante pratica di tutto quanto era all'opposto del modo di agire della coppia Adamo-Eva. Mi fermo un attimo e cominciamo prima a dire qualche parola, insomma, no? Ora, il principio della rivincita, che è poi il principio della redenzione, deve essere assolutamente ben compreso. Allora, nel peccato di Adamo ed Eva c'è stata innanzitutto una, lo vedremo, una folle disobbedienza. Il peccato di Adamo ed Eva fondamentalmente è stata una disobbedienza, proprio il costitutivo formale. Cioè, quando Sant'Agostino spiega che cos'è il peccato, è una trasgressione, è un'offesa a Dio fatta trasgredendo la sua legge. Questa è la definizione di Sant'Agostino del peccato. Quindi l'elemento della trasgressione, quindi mi ha detto di fare A e io faccio B, è proprio il costitutivo formale del peccato, ossia la disobbedienza. Cosa ci dice la Sacra Scrittura? Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per cui ha un'obbedienza facilissima che i nostri progenitori hanno violato. Voi pensate, no? Cioè, puoi fare tutto meno che una cosa, qualunque cosa essa sia. Adesso sicuramente vedremo Maria Valtorta che lettura dà del peccato originale, non era sola, insomma, in buona compagnia anche di insigni autori e pensatori ecclesiali, padri della Chiesa di grosso calibro compresi, però era una cosa, d'accordo? E Gesù, ubbidiente fino alla morte, la morte di croce, cioè l'ubbidienza estrema, estrema e spinta fino alle, come dire, alle vette, insomma, inimmaginabili. Ad abissi, cioè anche l'obbedienza che Dio ha chiesto alla Madonna, cioè, voglio che tu mi immoli tuo figlio, cioè altro che Abramo. Ad Abramo poi gli è stato risparmiato, no, tu devi portarmi il mio figlio sul Calvario e devi starci tu lì davanti e tu devi consentire a tutto quell'abisso di dolore, perché senza il tuo consenso questa cosa non si farà. Capiamo chi è la Madonna, cioè, che cosa ha fatto. Quindi l'ubbidienza, la purezza, perché vedremo che il peccato originale è stato un peccato di impurità, ed ecco perché anche oggi, come ben sappiamo, ci sono i peccati impuri, questo la Madonna l'ha chiaramente detto a Fatima,
quali sono i peccati che portano più anima all'inferno? I peccati della carne. Come mai che sono così gravi e come mai che sono così diffusi? La purezza di Gesù e di Maria. Ecco perché la Chiesa è sempre portata in alto, se mi si permette una nota di attualità, e il celibato ecclesiastico. Il celibato ecclesiastico, che sempre volendo, insomma, ecco, rimanere in attualità, perché qualcuno ogni tanto parla un pochino a vanvera, pochi sanno che Papa Francesco, sapete quando c'è stata tutta quanta adesso la recente polemica, poi dissoltasi in una bolla di sapone, i timori che uscisse nell'esortazione post-sinodale, l'abolizione del celibato, i viri probati, tutte queste cose qui, io sinceramente Papa Francesco il 27 gennaio del 2019, nel viaggio di ritorno, nella conferenza stampa durante il viaggio di ritorno da Panama, la giornata mondiale della gioventù, ha detto queste testuali parole, testuali, preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato. E qui ha ripetuto, quindi ha fatto proprie, le parole di Papa Paolo VI, ora santo, che ha scritto un'enciclica meravigliosa sulla sacerdotalis celibatus, no? Personalmente penso che il celibato sia un dono per la Chiesa e non sono d'accordo a permettere il celibato opzionale. Si può andare a controllare nelle fonti, no? Il celibato è così importante, questo non, cioè il fatto che adesso ci siano stati molti confratelli che io ancora mi chiedo, insomma, che cosa gli passi per la testa, insomma, che abbiano fatto dei peccati orribili contro la purezza, purtroppo. Adesso siamo, come dire, flagellati da altri problemi, quindi ci stiamo pensando un po' di meno. È una grazia di Dio pensarci un pochino di meno, ecco. Ma questi non nel senso che non ci si deve pensare, nel senso che speriamo che non ci si debba pensare più, perché queste cose scompaiano, ecco, che anche gli effetti di problemi un pochino più grossi, ecco, facciano fare un po' di esame di coscienza a chi di dovere, ecco. Però il fatto che ci siano stati gravissimi peccati contro questo non toglie la gemma e lo splendore di un dono che deve rimanere e che nella mente di Dio è, come dire, riverbero, espressione di quella purezza assoluta che Gesù ha portato sulla terra e che per un sacerdote poi è espressione, come dire, mistica. Perché l'umanità del sacerdote nel suo rapporto intimo e personale è sposata all'Altissimo e nel suo rapporto pastorale è sposata alla Chiesa, tant'è vero che i vescovi portano, loro che hanno la pienezza del sacerdozio, portano a sigillo di questa realtà l'anello nuziale all'anulare destro, non al sinistro, ecco. Ma come simbolo del loro legame sponsale con la Chiesa e la paternità universale nei confronti di tutti, no? Cosa che sarebbe assolutamente proprio contraddetta in termini da un eventuale vincolo matrimoniale sussistente in una persona che ha appunto il ministero sacerdotale, no? Quindi proprio una contraddizione in termini. E la purezza per noi cristiani è un valore altissimo, importantissimo, e che deve essere assolutamente custodito, portato in alto e preservato, e non ci interessa assolutamente nulla di essere tacciati o bollati come medievali, retrogradi, arretrati, integralisti, talebani, non lo so, tutti quanti gli epiteti che possano succedere, no? Ecco. Quindi vedremo, quindi l'ubbidienza assoluta e la purezza assoluta sono state due delle virtù eroicamente praticate da Gesù e da Maria, che hanno contribuito alla redenzione come ribaltamento del contrario che Adamo ed Eva avevano fatto sotto questi punti di vista. Proseguo la lettura. Maria deve annullare Eva. Vede il secondo Caino, Maria, Giuda. Maria sa che egli è il Caino del suo Gesù, del secondo Abele. Sa che
che il sangue di questo secondo Abele è stato venduto da quel Caino e già viene sparso, ma non maledice. Ama e perdona, ama e richiama. L'abbiamo letto nelle puntate precedenti, basta andarle ad ascoltare perché non le avesse seguite. In particolare degli scritti di Maria Valtorta, che è appunto l'incontro di Giuda con Maria dopo il tradimento, prima che Maria, proprio mentre Maria stava per cominciare a recarsi al Calvario, incontra Giuda e gli dice delle parole accorate, ma un ultimo invito al pentimento. Maria non maledice, sa chi è quello che aveva dinanzi, ma lo ama e lo perdona, lo ama e lo richiama. Quindi capite quando noi abbiamo questi esempi dinanzi, perché anche Gesù ha amato Giuda fino alla fine, l'ultima cena, quando gli intinge il boccone per darglielo, il gesto, diciamo così, affettuoso del papà, che fa fare la scarpetta al figlio, insomma, questa è una interpretazione, insomma, non mia, quindi ci sono fior di esegeti, insomma, che hanno letto quel brano in questa direzione, no? Ecco. Quindi, i comportamenti del nostro maestro e della perfetta discepola del maestro, che è Maria Santissima, questi sono i termini in cui dobbiamo porla, sono assolutamente inequivocabili e ci lasciano senza scampo, quindi nessuno può permettersi, ecco, dinanzi a esempi così grandi, di orientarsi differentemente. Ancora, dice Gesù, il male è entrato nel mondo per la donna e dalla donna fu vinto. Il frutto della donna ha disintossicato gli uomini dalla bava di Lucifero. È vero che il peccato originale ha leso, diciamo così, ha minato l'umanità perché ha coinvolto Adamo. Cioè, se l'avesse fatto soltanto Eva non sarebbe successo quello che è successo, perché Eva non era la capostipite. Però è vero anche che il peccato è partito da Eva e che è stata Eva a trascinare Adamo nella colpa. Per cui, nel principio di rivincita, che cosa deve succedere? Che il protagonista sarà nuovamente un uomo, quindi Gesù come il nuovo Adamo, che è il protagonista principale, lui il Redentore. Ma, come ci fu una complice nel peccato, c'è una collaboratrice nel riscatto. Ed è donna, come donna fu la prima, ed è Maria Santissima. Maria è l'Eva del nuovo paradiso, dice ancora Gesù. Questa modalità dell'associazione di Maria, quale nuova Eva, Cristo, nuova Adamo, è stata preannunciata dalla celebre profezia chiamata Protovangelo. Questo è noto, diciamo così, nella teologia cattolica e nella mariologia in particolare, il versetto della Genesi 3,15, no? Porrò in amicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Questo brano, da tempi antichissimi, è appunto chiamato Protoevangelo, perché c'è l'annunzio della lotta tra il serpente e la donna e la stirpe della donna. E la stirpe della donna, la stirpe di Maria Santissima, è Gesù come capo e poi tutti i suoi discendenti, cioè la Chiesa. La Chiesa. Attenzione quando si parla di ubbidienza, perché di questi tempi occorre molto ribadire, si parla di ubbidienza a Dio, ma si parla di ubbidienza alla Chiesa. Ecco, io continuo, insomma, a vedere, a sentire, a leggere commenti o a leggere a volte messaggi o a leggere mail, cioè di poveri figlioli e figliole che si capisce, insomma, che a livello di formazione proprio cattolica stanno sotto zero, stanno, perché si permettono, insomma, di dire ciànciare, non so neanche, non vorrei essere offensivo, delle corbellerie, dico, ma poverini, dico, ma questi, formazione zero. Proseguo la lettura. È detto che per la donna tornerà nel mondo il bene e sarà vinto Satana,
questo è detto da uno degli apostoli, il quale aveva vinto e rovinato l'umanità servendosi di una donna. Come per la donna entrò il male, conferma Gesù agli apostoli, per la donna è giusto entri il bene nel mondo. Vi è da annullare una pagina scritta da Satana. Vedete, attenzione, vi è da annullare una pagina scritta da Satana e lo farà il pianto di una donna. E poiché Satana urlerà in eterno le sue voci, ecco che una donna, una voce di donna canterà per coprire quelle voci. Quando gli domandano gli apostoli? In verità vi dico, risponde Gesù, che la sua voce è già scesa dai cieli, dove in eterno già si cantava il suo alleluia. Sarà più grande di Giuditta, più grande di ogni donna, risponde Gesù. Ma che farà? Che farà mai? Capovolgerà Eva col suo triplice peccato, ubbidienza assoluta, purezza assoluta, umiltà assoluta. Su questo si drizzerà regina e vittoriosa. Ah, i miei cari, quanto... Allora, vi è una pagina scritta da Satana da annullare, dice Gesù. Allora, attenzione, quando succede un fatto, un evento, quell'evento deve essere annullato. Il problema è che negli eventi reali della storia, quindi quelli che realmente accadono nella storia, non è come quando io sto davanti al computer, capito? Perché mi sono sbagliato a fare la digitazione, faccio annulla e la digitazione è annullata. Non funziona così, figlioli miei cari. Se tu vuoi annullare qualcosa, devi fare il contrario di quello che è stato fatto. E se non lo può fare il diretto interessato, lo deve fare qualcuno al posto tuo. Questa è la strettissima giustizia di Dio. Su questo non ci stanno santi, d'accordo? Uno può stargli bene, uno può stargli bene. Non si scappa da qui. D'accordo? Se uno ha fatto un peccato, per esempio, aprite il catechismo della Chiesa Cattolica, io ho rubato dei soldi, mi vado a confessare, ah, certamente che c'è la soluzione, se sono pentito. Ma la penitenza obbligatoria che devo ricevere è restituire fino all'ultimo centesimo. Capito? Guarda, dice, sono confessato, perdonato, e i soldi mi li tengo in tasca. No, i soldi restituisci. Annullare una pagina scritta da Satana, questa vale per la storia dell'umanità, questa vale anche per noi. Siamo in Quaresima, qual è il significato della penitenza cristiana? Questo: hai fatto dei danni con i peccati, hai commesso una serie di peccati, devi fare gli atti contrari. Quali sono le tre opere penitenziali della Chiesa? Il digiuno, l'elemosina e la preghiera. Quali sono i primi tre vizi capitali? La superbia, l'avarizia e la lussuria. Qual è il contrario della superbia? L'umiltà, giusto? E come esprimo io la mia umiltà davanti a Dio? Pregando, perché le persone umili pregano. Quelle che pensano di avere bisogno di Dio, non quelle che pensano di essere Dio di se stesso e che non hanno bisogno di nessuno, che fanno tutti da solo. Hai visto oggi il Papa ha pregato a nome di tutti, sicuramente oggi hanno partecipato alla preghiera anche magari persone che in realtà pregano poco, perché adesso che te lo metti a fare adesso? Vediamo, adesso che fai davanti a una roba del genere? Con tutta la scienza che ci abbiamo, con tutta quanta la competenza che ci abbiamo, i morti continuano a fioccare, i contagi continuano a diffondersi. Che vogliamo fare? A che santo devo votare? Adesso vuoi pregare un po' adesso oppure no? Almeno adesso vuoi pregare un po' oppure no? Capite, no? Che sicuramente c'è tra le tante cose che... accadono attraverso questa sciagura è l'uomo che necessariamente si ridimensiona un po', capito? Tu da solo non puoi fare, d'accordo? Diciamo così che questa contingenza, come dire, te lo sbatte in faccia, ma noi non possiamo fare mai niente da soli, capito? Cioè, quello che questa contingenza ci sbatte in faccia in maniera cruda, violenta,
è una condizione ontologica del nostro essere. Gesù ha detto nel Vangelo: senza di me non potete fare nulla. L'uomo non ci crede, l'uomo non gli dà retta, ma che non gli dia retta non toglie il fatto che così non è. Senza Gesù noi facciamo soltanto guai, d'accordo? Solo guai. Quindi la preghiera è il contrario dell'umiltà, l'elemosina è il contrario dell'avarizia. L'avarizia è trattenere per sé soldi e beni, l'elemosina è dare gratis soldi e beni. La lussuria che cos'è? Accaparrarsi piaceri di ogni genere, sensibili e bassi, anche contro la legge di Dio. Piaceri che non sono affatto naturali. Sapete, molta gente va, cioè, qualche volta anche a me è successo, che qualcuno, è successo anche a qualche giovanotto, insomma, che mi incontrava per strada, e diceva: scusa, ma tu certamente non vivi la castità, cioè, dico, non, perché non è possibile, dico, non è possibile. E perché non è possibile? E ma come si fa? Come si fa? Io non potrei stare a fare il digiuno perpetuo, d'accordo? Il digiuno perpetuo non si può fare, si può fare il digiuno ogni tanto, d'accordo? Ma ogni tanto bisogna mangiare, d'accordo? Ogni tanto bisogna anche bere. Ma l'esercizio della sessualità non è mica una funzione vitale, eh? Cioè, noi oggi abbiamo fatto del sesso, cioè questo mondo ha fatto del sesso la panacea, che non si può campare senza il sesso. Ma chi l'ha detto questo qui? Dove sta scritto? Dove? Quindi i piaceri impuri sono piaceri non necessari, cioè chi pecca di gola fa sempre peccato, d'accordo? Però, insomma, il peccato di gola ordinariamente è un peccato veniale, a meno che uno non esageri troppo. Però, come dire, un peccato che si inserisce dentro una necessità dell'uomo, capito? Cioè, perché io a mangiare non posso farne a meno, perché mangio per vivere. Certo, se divento un super golosone vorrà dire che vivo per mangiare, quindi stravolgo questa cosa, però capite, no? Ma Gesù e Maria non hanno mai fatto niente con nessuno dal punto di vista sessuale, e non è che erano personalità squilibrate oppure che c'avevano la bava, c'avevano gli occhi strabuzzati o c'avevano, no, d'accordo? San Giuseppe, allora che vogliamo fare? Che ha fatto? Non è una cosa indispensabile, cioè, a volte, capire, sai, i sacerdoti cominciano a fare, cioè, ma sa padre, in questo momento c'è questo problema, questa cosa, non possiamo avere figli, dico, però vogliamo rimanere in grazia di Dio, dico, benissimo, usa i metodi naturali. No, però i metodi naturali non sono sicuri al 100%, perché qui non si può proprio rischiare, perché c'è un problema grosso con se arriva la gravidanza, dico. Vorrà dire che per un certo periodo di tempo il nostro Signore ti chiede di fare un po' d'astinenza. Questo è quello che ha presentato la Chiesa. Dice, perché, per carità, è un sacrificio, ma non è la fine del mondo. Capito? Non è la fine del mondo. Non lo è. Facciamola finita queste cose qui. Non lo è. Certamente la vita di coppia troverà il modo di trovare tutte quante le manifestazioni e le effusioni affettive che sono le più belle che ci stanno, per alimentare la fiamma dell'amore reciproco, per non farvi, diciamo così, raffreddare, ma non è indispensabile, d'accordo? Ricominciamo a fare un pochino i fidanzatini. Qual è il problema? Prima del matrimonio tutti dovrebbero fare i fidanzatini, eh? Cioè fidanzatini casti. Io non ho nessuna paura a dirlo, cioè, assolutamente, insomma, non ho nessuna paura a dirlo, anche perché a suo tempo, per grazia di Dio, l'ho anche fatto, insomma, con cioè, la mia fidanzatina, insomma, che poi si è sposata a suo tempo, insomma, si è sposata così come, almeno per quanto mi riguarda, così come il nostro Signore l'aveva consegnata, quindi sicuramente il futuro marito non mi ha potuto bestemmiare dietro, d'accordo? Se fa... Non è la fine del mondo, non succede niente, non succede. Capite?
Quindi purezza assoluta, umiltà assoluta e ubbidienza assoluta. Il capovolgimento di Eva col suo triplice peccato. Altrove viene ripetuto con termini equivalenti lo stesso pensiero. La nuova Eva è stata concepita dal pensiero ai piedi del paradisiaco pomo, perché del suo riso e del suo pianto fugasse il serpente e disintossicasse l'attossicato frutto. Lei si è fatta albero dal frutto redentore. Qui veramente sono parole bellissime, c'è un canto bellissimo di Monsignor Frisina che ha musicato un inno antichissimo proprio alla croce, che fa proprio riferimento a questo frutto attossicato che poi è stato disintossicato, no? Bellissimo, ecco, l'intossicazione, perché questo è stato, specialmente su quella materia di cui abbiamo appena parlato, insomma, la razza umana è stata intossicata. E la Madonna l'ha disintossicata sia col suo riso, diciamo, e il suo sorriso, la gioia e il sorriso di Maria, ma sia anche col suo pianto. Ecco, io, così ha detto la Vergine alla veggente, ho vinto Satana in me e per gli uomini, esso è sotto il mio piede. E chiunque avesse problemi con la purezza e volesse uscirne, d'accordo? Perché quando si hanno problemi con la purezza, io ogni tanto sono evidentemente come sacerdote in contatto con tante situazioni, no? Allora, non esistono formule magiche. Da ogni situazione si esce se uno anzitutto lo vuole. Dalla lussuria, dalla droga, dalla schiavitù del fumo, sto parlando di cose grosse. Dalla droga uno può uscire, certamente, sì, con una fermissima volontà, unitamente anche una grande, come dire, disponibilità a soffrire, perché la droga è un problema serio, perché quando vai in crisi di astinenza stai male, ecco, si esce. Evidentemente aiutati dalla preghiera, io dico sempre: c'è il problema della lussuria? Se ne vuoi uscire, la prima cosa è che devi volerne fortemente uscire. La seconda cosa, chiedi aiuto alla Madonna, chiedilo a lei e prega il rosario. Con queste due cose, unitamente alla fuga dalle occasioni, da questo problema ne uscirai fuori. Io ho conosciuto persone che, fumatori incalliti. Con l'aiuto della Madonna, dall'oggi al domani hanno smesso, dall'oggi al domani hanno sofferto, è certo che hanno sofferto, ma dall'oggi al domani comunque hanno smesso. Lussuriosi, super, dall'oggi al domani, con l'aiuto della Madonna, agnellini, innocenti. Si fa, il problema, tutto il problema fondamentale per noi sta nella volontà, perché Dio non ti violenta, d'accordo? Dio ti propone le cose, ma sei tu che devi volerle. Poi devi usare i mezzi, perché da solo noi non possiamo fare niente, devi umiliarti, devi chiederla la grazia, ma la grazia scende e Dio te la manda solo se la volontà è ferma e risoluta. Con la volontà ferma e risoluta e l'umiltà di chiedere la grazia si esce anche da situazioni esistenziali. La lussura è un vizio, una schiavitù. Il gioco, chi è schiavo delle macchinette, dei giochi, del gioco d'azzardo, d'accordo? La droga, l'alcol, il fumo, via, via. Qualcuno mi ha detto in questi giorni che dovevo parlare
Cioè, parli padre un pochino di più del fumo. Dico, fumo bisogna arrivarci perché nel catechismo della Chiesa Cattolica si parla del fumare troppo, non si parla proprio del fumo in senso stretto. Paradossalmente di questo ne parlano più, come dire, le campagne laiche che non quelle ecclesiastiche, no? Che insomma sulle sbacchetti della sigaretta adesso stanno i necrologi. È chiaro che il fumo non può essere una cosa gradita a Dio, no? Cioè, se uno vede il polmone di un fumatore, se conosce tutte quante le complicazioni, le malattie che possono venire da un fumo, ci arriva da solo, insomma, no? Cioè, noi l'organismo che il Signore ci ha dato, dobbiamo custodirlo e tenerlo custodito in buona salute, punto. Cioè, se arriva una disgrazia come quella che stiamo a sopportare adesso, se ti viene una botta del genere, pazienza, ma non è che tu ti vai a massacrare i polmoni come quei poracci che stanno a morire, che non respirano adesso con le mani tue. Quindi non si può, no? Bisogna arrivarci. Dio vuole che l'organismo che ci ha dato, per quanto sta in noi, lo custodiamo in buona salute. Punto. Quindi non è che c'è molto da aggiungere, no? Ecco, la Chiesa poi oggi ama, come dire, in maniera a mio avviso anche sensata, no? Quindi dare anche ai fedeli gli strumenti perché chi vuole capire capisca, insomma, no? Ci arrivi senza bisogno di dire ah, questo è peccato mortale, ah, questo è così. Sì, in qualche circostanza lo deve dire perché quando si tratta di cose grosse deve anche adempiere la sua funzione di madre e di maestra la Chiesa, no? Ecco, però su altre cose sollecita un pochino i fedeli a far funzionare l'intelletto illuminato dalla fede, no? Ecco. Quindi la Madonna c'ha Satana sotto i suoi piedi, quindi tutte quante le bave di Satana, che sono i vizi orribili con cui ci tiene in suo potere, sono tutti sotto il piede della Madonna, tutti. Tu prova a chiedere alla Madonna che intervenga e che schiacci la testa a Satana e che ti liberi da quel vizio, cominciando a dirci qualche rosario e avendo la volontà ferma di uscire da quel vizio. A tu vedrai se non esci. Sfido chiunque, d'accordo? E attenzione a Papa Voglia di che non è uscito, perché se non è uscito è o perché non lo vuole abbastanza, o perché non ha pregato abbastanza, o perché non ha fuggito l'occasione di peccato abbastanza, per esempio, soprattutto per i peccati impuri, uno deve cominciare a fuggire l'occasione di peccato, perché non è che se, cioè, se sa che appena si mette davanti al computer va subito a cliccare dove non deve cliccare, senti, se sei buono a dominarti bene, se no il computer lo devi spegnere, d'accordo? Fino a quando non si risolve questo problema, il computer lo spegni, poi lo riaccenderai. Se sai che la sera ti metti davanti alla televisione e cominci a gironzolare e non sei capace di recarti le mani e di non cliccare col telecomando, spegni la televisione, ecco, che non muore nessuno, anche se spegni la televisione, questo è come, non muore nessuno, non muore nessuno. Devo vedere il telegiornale. E se c'è un tablet adesso, scaricate Google News e vale più di 500 telegiornali, capito? Quindi non è la fine del mondo, d'accordo? Adesso nessuno sta dicendo, no? Ecco, si capisca il senso delle cose che dico, non è che non si può vedere la televisione, insomma, ma ecco. Bene, anche nelle lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. Siamo quasi finito, facciamo un altro capitoletto. Troviamo lo svolgimento del classico parallelismo antitetico Eva Maria. Ecco, leggiamo anche questo e poi ci fermiamo, poi la prossima volta vedremo un po' più di dettagli. Due voci, ma come diverse. L'una viene dalle cime che spaziano nella purezza dell'aere e sono luminose di sole. L'altra viene dal basso, dalla terra, dalla penombra. La voce di Dio, luce, sapienza e verità. La voce di Satana, tenebra, fango, menzogna. L'Eva prima porse orecchio e abbassò lo sguardo alla voce della tenebra, fango e menzogna. Io dico, ma come caspita si fa a ascoltare quell'essere proprio
l'innominabile proprio, lo schifoso per antonomasia. L'Eva II è il secondo paradiso terrestre dove Dio si è compiaciuto di conversare con l'innocenza nel fresco della sera, ossia nella pace di uno spirito che ignora le febbri e il caldo della lussuria. Attenzione, porse orecchio alla voce di luce, sapienza e verità. L'Eva prima, per voler essere come Dio, attenzione, questo è un particolare che tornerà la prossima volta, perché il voler essere come Dio, come dire, è una chiave di indirizzo verso una possibile comprensione di ciò che è stato. Che significa essere come? Cosa fa Dio? Qual è l'appellativo di Dio? C'è una cosa chiaramente che l'uomo non potrebbe mai fare, no? Ricopiarlo, cioè io non posso diventare eterno, d'accordo? Ma cosa fa Dio? Che è una cosa proprio sua. Cosa diciamo nel credo? Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Quindi Dio crea. E che significa diventare come Dio? Se non posso diventare eterno e onnipotente, forse ci sarà qualcosa che mi si fa somigliare un pochino o no? Capiamo, no? Poi la prossima volta capiremo meglio. L'Eva prima, per voler essere come Dio, perse ciò che fa dell'uomo animale il figlio di Dio. Attenzione, perse ciò che fa dell'uomo animale il figlio di Dio. Cos'è che fa dell'uomo animale il figlio di Dio? Figlioli e figliole mie care, la grazia santificante. La grazia santificante. Tu, senza golosità di alcuna maniera, per voler essere soltanto serva nel testo scritto in corsivo, divina fosti per sponsali d'amore divino e per divina maternità. Quindi capite, no? Essere come Dio, superbia, e la Madonna vuole essere soltanto serva. Attenzione che, come dico e ripeto fino alla nausea, che è proprio il Vangelo che abbiamo ascoltato l'altro ieri nella festa dell'Annunciazione, quando la Madonna risponde all'annuncio dell'angelo, dice: ecco, ecce ancilla Domine in latino, ma in greco è dule. Si vada a vedere il Nuovo Testamento greco e latino, il testo riconosciuto dalla Chiesa Cattolica che è il Nestle Aland, che è la sintesi della migliore traduzione dei migliori codici, si troverà dule, non serva, tant'è vero che in latino è ancilla, cioè schiava. Altro che voglio essere come te. E noi sappiamo che lo schiavo aveva, nel diritto romano, non aveva lo status di persona. Quindi si creda, insomma, ci ho fatto a suo tempo, insomma, una tesi di laurea, insomma, in diritto romano, quindi però si può andare a controllare sui testi del diritto romano. Lo schiavo nella civiltà romana non aveva la dignità di persona, era equiparato ad una cosa, è per questo che si poteva vendere, d'accordo? Gli schiavi si acquistavano e si vendevano, le persone non si vendono, non si comprano. Perché si potevano vendere o acquistare? Perché erano equiparati alle cose. Tu a uno schiavo potevi prenderlo e bastonarlo a sangue e nessuno ti avrebbe fatto assolutamente nulla. Non ti avrebbe fatto nessuna denuncia. Se il magistrato diceva: ha bastonato a sangue chi? Uno schiavo? E che problema c'è? Lo schiavo è come un cane, un cavallo, insomma. Se lo bastoni perché ha fatto il cattivo, vuol dire che sarebbe meritato. Quindi, capite, no? Ecco perché poi San Luigi Monforte ha parlato della santa schiavitù d'amore. La Madonna nei confronti dell'Altissimo si è concepita così: io non voglio sapere niente, non voglio capire niente, io voglio soltanto fare quello che vuoi, non mi interessa nient'altro. Come dire, signori, vi presento Maria di Nazareth. D'accordo, sta dicendo il nostro Signore. Ecco, questa è Maria di Nazareth, soltanto serva. E le anime mariane, che aspirano ad essere mariane, se non aspirano a questo, mariane non ci saranno mai.
Immaginiamo la conseguente umiltà, immaginiamo lo spirito di obbedienza che si deve avere se si vuole essere mariani. Io dico, come fa un'anima a dirsi mariana e a non essere obbedientissima a tutti, a Dio, alla Chiesa, alle autorità della Chiesa? Cioè, un'anima mariana può non essere obbedientissima? Cioè, la Madonna potrebbe, come dire, chiedere o suscitare la disobbedienza, per esempio, all'autorità ecclesiastica? Ma io non ci credo, nemmeno se lo vedo con gli occhi miei, d'accordo? Perché se mi venisse la Madonna in persona a dirmi una cosa di questo genere, io prendo un litro d'acqua santa e gliela sbatto addosso. Dopodiché, se dovesse rimanere nonostante l'acqua santa, dico: bene, Madonnina mia, mi metto in ginocchio, però tu mi spiegherai come l'ancella del Signore mi possa chiedere una cosa del genere. Beh, sto insomma caricando e, ecco, e parlando dell'impossibile, no? Ecco, però insomma noi dobbiamo anche essere un pochino santamente riflessivi. Chi è Maria? Questo è Maria. L'Eva prima, per voler essere come Dio, perse ciò che fa dell'uomo animale il figlio di Dio. Tu, senza golosità di alcuna maniera, per voler essere soltanto serva divina, fosti per sponsali d'amore divino e per divina maternità. Ancora, per una infedeltà della donna, l'umano genere conobbe il peccato, il dolore, la morte. Per la fedeltà della donna, l'umano genere ha ottenuto la rigenerazione alla grazia e perciò il perdono, la gioia pura, la vita. Infine, qui chiudiamo e qui riprenderemo la prossima volta. Il peccato di Eva, dice Maria, alla veggente era albero di quattro rami: superbia, avarizia, golosità, lussuria. Quattro rami che hanno prodotto come frutto la disobbedienza. Spettacolo proprio. Tutti e quattro andavano stroncati prima di sterilire l'albero dalle radici. Questi quattro rami li ha stroncati tutti la Madonna. Li ha stecchiti tutti quanti. E la prossima volta, dove ripartiamo da qui, vedremo, se Dio vuole, come. Grazie a tutti per aver seguito la diretta, perché ascolterà la differita. Che Dio vi benedica. Alla prossima. Ave Maria.